Maria Centracchio, allora facciamola vedere questa medaglia di bronzo che abbiamo visto il 28, perché 27. Tu il 27 hai combattuto lo stesso giorno. Sì. Te l'hanno data. Che cosa, falla vedere bene, perché insomma non è che capita, non capita tutti i giorni. No, direi di no. È il sogno di una vita. Chi fa sport sa che significa e che peso ha questa medaglia, ma penso che tutti possano capire quello che c'è dietro, il valore e quanto sia bello poterla stringere. Certamente, senti, ho seguito, te l'ho già detto perché ci siamo sentiti poi quel giorno insieme a tuo padre al telefono, insomma abbiamo pianto molto. Fai anche un calcolo, che io e tuo padre insieme facciamo 142 anni, quindi... Un bel pianto significativo, sì. La cosa che più mi ha fatto piacere è stato vedere comunque tutto il popolo molisano contento di questa vittoria, come se fosse la loro, perché in realtà è anche la loro. La cosa che più veramente mi riempie d'orgoglio è aver trasmesso questa emozione, tutta quella che ho provato, averla trasmessa a tutti e sapere che tutti si sono emozionati. Senti, t'ho visto un po' in difficoltà. Ma dimmelo tu, perché io non è che sono un grande esperto di judo, soltanto contro l'ex campionessa olimpica, sì. Però mi ha detto tuo padre, ecco ti riferisco sempre, se te la devi prendere con qualcuno, prendetela con tuo padre, mi ha detto che hai commesso probabilmente una piccola ingenuità. Sì, è stato veramente questione di un errore, perché l'incontro comunque stava andando in una situazione abbastanza paritaria. Poi avevo di fronte un atleta eccezionale, già campionessa olimpica, vice campionessa olimpica quest'anno, con un palmarès incredibile, di un'esperienza unica, quindi comunque era un incontro difficile. E è stato quell'attimo che nel judo è tutto, quindi è andata così. Vabbè, è andata così, però insomma hai rimediato alla grande. Perché poi mi diceva sempre tuo padre, dice lei dovrebbe approfittare del fatto quando l'avversaria è già ammonita, dice io gliel'ho detto tante volte, tempo, perché alla seconda ammonizione, che poi è capitato, no? Sì. E diciamo che nell'ultimo incontro è stata una somma di 3 ammonizioni, perché l'altra non attaccava. Quindi è stato quello che ha permesso poi l'assegnazione della vittoria a me. E la tattica è anche importante in questo sport, ci sono delle regole, ovviamente chi le sa gestire meglio poi riesce a vincere l'incontro. Senti, questa medaglia, dimmi un aggettivo, il primo che ti è venuto in mente quando ti ho visto piangere, poi sei andato a abbracciare tutto lo staff tecnico, la tua amica Odetta, no? Sì. Ma la prima cosa che ti è venuta qual è stata? È stata incredibile, incredibile. Ho fatto fatica a realizzare e a credere che fosse mia, e ancora in realtà faccio fatica, perché è il coronamento di un percorso veramente incredibile. Poi ci sono anche dei risvolti, sentivo stamattina facevano un po' di conti, per esempio soprattutto per l'atletica, perché evidentemente voi che avete vinto delle medaglie olimpiche riceverete anche un compenso, ci mancherebbe altro, insomma. Però insomma tutti hanno risposto sì, i soldi bene che arrivano, però resta questo. Assolutamente, sicuramente chi lo fa non lo fa per i soldi, chi va lì e combatte, gareggia nella sua specialità non lo fa per i soldi sono un contorno, ma niente vale quanto la gioia di stare sul podio, la gioia di vincere una finale, la gioia di preparare un'Olimpiade, nessuna cifra del mondo potrebbe ripagare queste gioie, quindi non si fa per i soldi sono marginali. Senti, adesso che cambia? Non cambia assolutamente niente, io sono la Maria di sempre, quella che prima non c'aveva questa medaglia, sono la persona che è cresciuta in questo percorso, che è migliorata e cercherò e continuerò a migliorarmi sperando di trasmettere sempre dei bei messaggi. Io ho parlato anche con tua madre e tuo padre, dimmi se è vero, però secondo me tua madre ti ha dato la serenità, tuo padre ti ha dato quella cattiveria agonistica che sai quando vai in qualsiasi competizione sportiva, quando c'hai veramente lo sguardo aggressivo, allora forse vinci. Certo, quello è importante, la determinazione è fondamentale, senza quella carica agonistica non faremo gli agonisti, quindi quello è fondamentale. Quindi non cambia niente, continuerai a frequentare intanto le fiamme azzurre, fiamme, no? Oro. Io faccio fiamme oro. Le fiamme oro e poi la palestra di papà?
Certo, io non sono più a Isernia, vivo a Roma perché lavoro nelle Fiamme Oro, quindi la mia sede è lì, ma appena posso torno dove è il mio cuore, quindi nella palestra dei miei genitori. Ho visto qui anche il tuo fidanzato. Certo, sì, lui fa atletica, salta, e purtroppo per queste Olimpiadi non ce l'ha fatta a qualificarsi. Salto in alto o in lungo? Salto in lungo, ma è già al lavoro per la prossima e spero di poterlo accompagnare anche lui in questa avventura, e adesso spero che il suo sogno diventi realtà come lo è diventato il mio. Quindi il prossimo obiettivo qual è? La prossima Olimpiade o il matrimonio? Una cosa alla volta, siamo degli sportivi, adesso pensiamo a quello, siamo giovani, poi si vedrà. Alla prossima Olimpiade ci pensi però? Vedremo, piano piano, un passo alla volta si fa tutto. Federica Pellegrini adesso ha smesso. Sì. Insomma, ogni atleta ha la sua storia, il suo percorso, ogni atleta è diverso, ognuno ha le sue esigenze, quindi ognuno ha la sua, non perché una ragazza ha terminato a più di 30 anni vuol dire che quella è l'età giusta. Quando uno si sente di smettere, smette, di continuare, continua, ognuno ha la sua, sa quello che fa, sa quali sono i sacrifici e quindi ognuno è disposto, ognuno sceglie fino a quando continuare. Va bene Maria, che dire? Io un po' di invidia, ma è però, ti assicuro, assolutamente bonaria. Però per questa medaglia un po' di invidia, perché io sono stato sempre uno sportivo, tu lo sai. Sì. Sai, una che ha vinto una medaglia olimpica, un po' la invidi. No, però, assolutamente. Insomma, prendila assolutamente, certo, come un augurio di un in bocca al lupo. Grazie. Per la tua vita, diciamo, agonistica, ma soprattutto per quello che sei al di là del judo. Certo, insomma, assolutamente. Questa quindi è la cosa, perché siamo delle persone ancora prima di essere atleti ed è quello che deve venire fuori più di tutto. Grazie. La medaglia, naturalmente.